Ciao a tutti, benvenuti all'Wasafat Malika. Oggi vi faccio insalata di carote e di cavolfiori, veramente buonissima, accompagnata con dei panini, la piadina ripiena di carne e di verdura e di formaggio e maionese, veramente buonissima. La piadina fatta in casa e spero che vi piace. Se vi interessa, state con me fino alla fine. Quindi per fare insalata ho preso le carote, 1 chilo di carote, l'ho lavato, l'ho pulito, l'ho tagliato e le ho bollite nell'acqua 20 minuti, dopo 20 minuti le ho scollate. Ho preso un spicchio d'aglio, 3 foglie d'alloro, l'ho messo nella padella, ho messo l'olio d'oliva extravergine, ho messo carote, ho messo coriandolo, metto anche peselle, quello tutto, 10 minuti sul fuoco forte. 10 minuti, ho fatto soffriggere a tutte le mie verdure, lo metto nella ciotola come vedete così sarà fredda, stanno già friggendo. Ho preparato 200 g di carne macinata, una cipolla tritata, un spicchio d'aglio, un po' di prezzemolo, 2 foglie di alloro, un cucchiaio piccolo di zenzero, un pochino di sale, un po' di soia. Ho messo olio d'oliva nel tegame dove c'è cipolla e alloro. Metto la carne. Un po' di pepe. Lo zenzero con sale. Bene, lo porto sul fuoco 10 minuti. Dopo 10 minuti aggiungo 2 pomodori tritati e lo lascio sul fuoco 30 minuti, fuoco lento. 30 minuti, la mia carne è pronta, le patate fritte sono pronte, carote sono pronte. Ho preparato un po' di emmental, un po' di maionese. La piadina fatta in casa, domani vi metto il video su YouTube, dillo come l'ho fatta io. La mia carne è pronta. Ketchup, ho preparato il ketchup. Il cavolfiore l'ho preparato come ho preparato le carote. Per fare la piadina ho preso un po' di farina, l'ho mescolato con l'acqua, l'ho messo nella ciotola, lo metto intorno della piadina come vedete. Metto la carne in mezzo, metto un po' di maionese, un po' di patate, un po' di emmental, un po' di ketchup, chiudo. Sempre con quella crema di farina, così si attacca bene, non si apre. Chiudo. Stessa cosa anche l'altra piadina. Quando finisco le mie piadini, la padella lo metto sul fuoco forte che si scalda bene, ci metto la mia piadina come vedete. Quando è cotta da una parte la giro dall'altra, ecco le mie piadine sono pronte, croccanti, la taglio come vedete, i croccantissimi sopra, dentro ripiene di verdure e di carne e di formaggio e maionese. Taglio la mia piadina, guardate com'è bella e buonissima. Lo metto nel piatto, come vedete nel video. Ho tagliato la mia piadina, lo metto nel piatto, l'accompagno con le patate fritte. Preparo insalata. Ho preso insalata verde, l'ho messo nel piatto, ci ho messo un po' di pomodoro, metto carote, metto cavolfiori. Una fitta di emmental la piego per fare un fiore, la metto in mezzo così do un bell'aspetto a mia insalata, metto pomodoro in mezzo. Insalata facile e pronta, veramente buonissima, l'accompagno con dei panini che veramente sono la fine del mondo, la piadina ripiena di carne macinata di verdura e di maionese. Spero che vi piace la mia piadina e mie insalate. Per rompere digiuno, spero che vi piace. Se vi piace, mi fate like, condividete, vi iscrivete. A domani, un altro video nuovo. Ciao, arrivederci, grazie mille di tutto.